Ciao, benvenuti sul canale, bentornati. Quindi faccio la reaction di quello che mi è successo, il mio incubo sul canale, perché avevo il canale, l'account Gmail bloccato dagli hacker per 3 giorni, mamma mia, non sapete cosa ho passato. Quindi ho fatto tutti gli screenshot, se vi succede anche a voi. Allora, la prima cosa che dovete fare, perché io sono andato su Social Blade anche a controllare, quindi avevo proprio, vedete, il canale è completamente cancellato. Quindi la prima cosa da fare è fare un account su Twitter e scrivere, fate posta. Dovete scrivere un messaggio a YouTube team, così team YouTube, ecco qua. Team YouTube, ho fatto così io. Che mi hanno, ho guardato un sacco di video su YouTube su come fare, e tutti dicevano la prima cosa da fare è andare su Twitter e scrivere a Team YouTube, quindi ho fatto così. Quindi meglio scriverlo in inglese, perché comunque vi rispondono in inglese, e poi loro dopo qualche ora, a volte ci vuole 1 ora, 2 ore, vi scrivono nella posta privata di Twitter. Mi scrivono messaggi lì, però nel momento io ero disperato, cioè perché vedevo l'hacker che mi ha cancellato la email di ricovero, cioè per recuperare l'account. Poi mi ha eliminato il fattore in due passaggi. Poi mi ha messo un nuovo numero di telefono, non riuscivo a mettere la password, mamma mia. Cosa mi sentivo, non riuscivo più a mettere la password, hanno cambiato la password. Poi mi hanno bannato il canale, ecco, entravo nel mio canale completamente chiuso, bannato, e quindi disperato, perché io in tutti gli altri canali che ho avuto vari ban, quindi il fantasma dei canali precedenti è tornato, quindi ero terrorizzato, un incubo. E allora vedo che qui hanno messo una mail, che non so se riuscite a vedere, che non è mia, polacca, non so, della Polonia, è un nuovo numero di telefono che non conosco, delle Filippine. Prima era americano, ne hanno cambiati 3 o 4, prima era dalla Germania, poi dall'America, poi alla fine hanno messo questo numero filippino. E poi, ecco qua, hanno cambiato il numero di telefono. Poi è stato rimosso il numero di telefono alla verifica di 2 passaggi. Hanno modificato di nuovo la password. Poi sono stati generati codici. Guarda, un attacco hacker così non l'avevo mai visto. Hanno rimodificato la password perché io nel mentre provavo a mettere la password nuova. Poi ha messo un token di sicurezza. E quindi dopo che ho messaggiato su Twitter mi è arrivato questo form per recuperare l'account. Ho fatto questo form, che quindi è l'unica cosa che potete fare in caso di un attacco hacker, cioè andare su Twitter. E io provavo, riprovavo a eseguire l'accesso, mamma mia. Sicché non mi è arrivato questo codice il terzo giorno, il lunedì, perché questo mi è successo di sabato, e quindi Twitter, cioè YouTube, non lavora la domenica, quindi ho dovuto aspettare da sabato a lunedì e domenica un pianto continuo. E sono riusciti a farmi inserire la nuova email per recupero. E quindi mi è arrivato questo messaggio, come ho visto questo, bam, boh, abbiamo salvato il canale e l'account. Reimposta la password. Mamma mia, che liberazione. E quindi è uscita questa, crea la nuova password. Mamma mia, che liberazione. Non sapete cosa ho provato. Dopo 2 giorni di pianto, anche oggi ho pianto. Oggi che sto facendo la reaction. E quindi mi hanno detto che c'era una compromissione nell'account. Per forza c'era l'hacker. Sinché. Cos'è questo? Se vi ricordo, aspettate. Cioè, mi hanno fatto compilare, ecco, adesso mi ricordo, mi hanno fatto fare un altro form per far capire che ero io il proprietario, e sono riuscito a entrare dopo 3 giorni nel mio account e l'ho visto così.
con un nuovo nome, Ripple, non so che cosa. Adesso lo metto qua il canale. Ecco qua, Ripple XRP si chiamavano questi. Vedete, e tutti, non c'erano più video nella pagina principale, ha eliminato tutte le playlist, però andavo io in video e vedevo che c'erano i video comunque, perché comunque me ne sono accorto rientrando su Social Blade, e su Social Blade vedevo che i miei video erano tornati, che io provavo a aprirli e funzionavano. Quindi da Social Blade me ne sono accorto e non sapete cosa ho provato. Mamma mia, che liberazione, l'attacco peggiore. Comunque avevo avuto un altro attacco hacker sempre da un paese russo, perché comunque a me questa cosa, adesso vi spiego la causa. Ecco qua la causa, praticamente mi è arrivata una mail chiedendomi se volevo fare una collaborazione con Head & Shoulder. Quindi se vi capita anche a voi, se vi chiedono una collaborazione e vi chiedono di scaricare un programma o un PDF dove dentro c'è un programma, probabilmente stanno cercando di hackerarvi. Quindi qua mi diceva, scarica il PDF, lì inserisci una password e poi devi aprire un pacchetto RAR. Quindi gli hacker fanno così, vi usano dei brand famosi. E sembrava vera la email comunque, perché io non è la prima collaborazione, ma la differenza tra un vero sponsor e un sponsor che c'ha il virus, che stanno cercando di hackerarvi, è questo. Il vero sponsor non vi dice vai scarica un programma, il vero sponsor vi dice entra nel sito hai un account gratuito da cui hai un privilegio e puoi usare il loro programma dal sito, non vi dice scarica il programma, al massimo vi fa entrare nel sito e poi dal sito vero, che vedete che è vero, scaricate il programma da lì, ma mai scaricare da una mail un programma che vi dicono loro dalla mail, perché probabilmente stanno cercando di hackerarvi. Mamma mia, terribile. Quindi questa è l'ultima volta che io vedo un programma così e lo scarico. Questo qui vuol dire che vi stanno, e poi io glielo ho detto, questo qui è un virus, perché comunque il mio antivirus diceva no, è un virus. Invece questi qui mi hanno scritto no, guarda, tutti i tuoi colleghi non hanno problemi ed è per la tua sicurezza che devi scaricare questo per proteggerti dagli scammers, capito? Il colmo. E subito 10 minuti dopo vedevo che mi hanno cambiato password, cambiato il fattore in due passaggi, l'email di recupero, il numero di telefono. Però se vi succede non disperatevi, dovete scrivere su Twitter e fare tutto quello che vi dice. Quindi grazie mille a YouTube Team di Twitter e grazie a tutti quelli che mi hanno dato una mano su Telegram. Quindi grazie a Elvira, Rosaria in cucina, con Rosaria, Felice Grimaldo, Francesco, Fabio Gallo, Rick Lerk, Alessandro Buffetto, GF Video Share Online, Esaurito su YouTube, Maria, Lucia, Mario, Mirko Luperi, Daniela, Alessandro Leonelli, Simone, Cristian Zecca, Vide, Laura, Antonio, Eri Conte, Emanuele Agostino, Mariella e Roberta, Pincas Fotografi, Pietro, Doriana e a Federica, non scoraggiarti, vedrai che adesso il tuo canale torna come è tornato il mio. E poi volevo fare un update, perché praticamente ho comprato questa lampada che è fighissima, infatti la sto usando in questo momento, è la prima volta che la uso per fare una video, fighissima, ho già fatto dei stream su Rumble. E volevo farvi capire che comunque YouTube io ci tengo come casa mia, però Rumble mi piace perché lì faccio dei live streaming di 8 ore e poi ricarico i video lì come un secondo canale. Invece YouTube è casa comunque, perché qualcuno mi ha dato il traduttore, non so, YouTube è casa mia, io non mi sono mai sentito così, come se mi hanno sbattuto fuori di casa, se non con YouTube. Quindi
cioè, spero che lo capisca anche il team di YouTube, che comunque io ci sono 17 anni qua su YouTube, ho celebrato il 1° gennaio 17 anni perché ho aperto il primo account nel 2007 e avevo caricato un video, però non ero attivo, era solo per curiosità come hanno fatto tutti all'inizio, mica pensavo che poi diventava casa mia. Cioè, perché mi sono sentito così questi giorni, come se ho perso casa mia, sbattuto fuori. E poi, per fare che cosa? Adesso vi faccio vedere che cosa volevano fare questi hacker. Perché il video io l'ho mantenuto, non l'ho eliminato, perché ho visto altri che gli è successo hanno eliminato il video. Io non l'ho eliminato, così potete vedere e altri capiscono un video simile a questo. Ecco qua, c'è un programma da CNBC americana, c'è un programma americano della televisione dove ci sono due tizi che stanno parlando, lo mandano in streaming, quindi è live, e mettono nella descrizione CryptoCoin, e per vendere CryptoCoin qua, come hanno mandato il live, per fortuna YouTube se ne è accorto il loro sistema di copyright e l'hanno bannato, vedi, rimosso. E infatti mi è arrivata anche, come ho riaperto l'account email, come hanno fatto questo streaming, rimosso il canale YouTube, vedete, per norme relative ai danni pericolosi, come hanno fatto quello streaming, subito bannati, meno male, e l'account disattivato della email, quindi non avevo più email. Anche quando ho fatto il form di recupero non potevo entrare perché hanno disattivato, quindi c'è stato un processo che ci ha messo, guardate, ho iniziato alle 6 del 26, adesso sono le 4 del 30, ma sono 4 giorni per recuperarmi completamente il canale. Ancora non gli cambio le copertine, cioè la pagina iniziale, perché sto aspettando che torni mia moglie per fargli vedere il danno che hanno fatto. Cioè, praticamente volevano usare il nostro canale, perché abbiamo 16.000 iscritti, per vendere a qualcuno cripto, che probabilmente era scam, cioè per fargli comprare cripto per rubare i soldi, cioè ladri, capito? Dalla Repubblica Ceca. Comunque io ho visto che la prima email era da Monaco, poi dalla Repubblica Ceca, poi c'era la Romania. Io non sono razzista, però raga, cioè, cosa vuoi guadagnare? Cioè, io ci sono 17 anni, poi sono demonetizzato da un anno, cioè col mio canale ci ho messo il mio matrimonio, cioè ci ho messo il battesimo di mio figlio, il matrimonio di mio cognato, cioè ho i momenti più importanti della mia vita recente, cioè le mie prime cover di chitarra, che io da poco ho visto un video che praticamente per fare una cover di chitarra ci ho messo una settimana, un giorno, e un'altra invece ho fatto 350 video per registrare 5 minuti di chitarra, 3 minuti di chitarra, 350 video, e poi ci ho messo 20 giorni per editare tutto, volumi e tutto quanto, cioè tutto questo mucchio di lavoro. Un pinco pallo che c'ha un programma, perché probabilmente usano dei bot, perché non è possibile che sei così più veloce di uno, comunque io sono molto attivo sul computer, sono molto veloce, quindi sicuramente avevano un bot. Quindi non sottovalutate gli hacker, nessuno è protetto, se vogliono entrare vi entrano, però dovete fare questa cosa, dovete mettere una password difficilissima di almeno 20 cifre, e la mail per gli sponsor non mettete la stessa dell'account, mettete un altro account solo per le collaborazioni, e anche la mail per il Google AdSense mettetela in un altro account, cioè per ogni account una mail diversa con password difficili e la sicurezza in 2 fattori, è l'unica maniera per essere più sicuri. Quindi speriamo che questa brutta avventura aiuti qualcuno, perché per me è un brutto sogno, aiuti qualcun altro che si trova come me. Quindi ci vediamo alla prossima, ciao.